Dal 2009 la regione paga ogni anno milioni di euro di soldi pubblici per affidare il servizio di elisoccorso sanitario ad una multinazionale privata e parallelamente costringe a terra gli elicotteri dei vigili del fuoco nonostante siano già pagati dalla fiscalità generale. Con queste parole la candidata alla presidenza della Toscana per il Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, accende i riflettori sul servizio rinnovato nel 2019 per altri 8 anni, i cui costi per le casse della regione ammontano ad oltre 18 milioni di euro per la gestione di 3 basi, Massa, Firenze e Grosseto, e altrettanti elicotteri. Questo costo potrebbe essere ridotto di almeno un terzo e il servizio ulteriormente migliorato, spiega Galletti. Basterebbe utilizzare i mezzi del reparto volo dei Vigili del Fuoco presenti ai nuclei di Arezzo e Cecina, dotati di verricello e in grado di trasportare, oltre al ferito in barella, ben 6 persone tra sanitari e uomini e donne dei Vigili del Fuoco addestrati per il recupero in qualsiasi condizione e in ogni luogo. Un'opportunità a costo quasi zero per la regione che, incomprensibilmente, aggiunge la candidata del Movimento 5 Stelle, non è mai stata presa in considerazione, a differenza di ciò che avviene in altre regioni. Galletti infine sottolinea che questo utilizzo sbagliato delle risorse fa sì che i toscani finiscano per pagare un servizio 2 volte. Tra il 2013 e il 2020 le spese per il Pegaso sono passate da 12,4 a 18,3 milioni di euro.